gara siano la strada giusta. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove, in posti sconosciuti. Un immenso potere, sfinito e addomesticato esclusivamente ai propri fini, cioè architettare reati e incrementare il suo personale patrimonio equo. Ma qua lui mi fa posto, però, ti fa posto, sta registra, quindi attenta a quello che dici. Gli poteri, dai. Boschi, non è da dire che suo padre è una persona per bene, quando suo padre, insieme agli altri sindaci e amministratori, di Santa Giulia si concedeva, oltre c'è... ...miazze dalle piogge, e era stato un bambino che era nato, era il 1997, quando chiamò me... Prima si inizia da lì e poi si inizia a riunire l'intero paese, la pubblica amministrazione. Idee libere per poter garantire a Silvi il futuro che merita. Alziamo la testa. Anzi, sicuramente non vale per il governo regionale. Lo sapete, siamo la... Alla Camera verde a tutti i costi, dal nostro fantastico viale, deve riprendere dignità, deve essere il biglietto da visita della nostra città. I miei candidati hanno lavorato per tanto tempo al nostro programma, i miei candidati li vedete sul territorio, li avete visti in bicicletta, sul risciò, in macchina, a piedi, purtroppo per me anche con la stampella, con tutti i mezzi possibili, siamo visibili da tanto. Invece soltanto lunedì abbiamo appreso chi erano i candidati delle altre liste e devo dire la verità che forse neanche Tolkien, quando ha scritto Il Signore degli Anelli, ha avuto così tanta fantasia. Abbiamo visto di tutto abbiamo visto. Gente che era a destra passare a sinistra, gente che ha fatto cadere l'amministrazione, che appoggia di nuovo questa amministrazione. Abbiamo visto addirittura un'amministrazione PD che si vanta di aver fatto un progetto civico, ma poi il Partito Democratico in prima pagina mette che c'è un'alleanza con una forza civica. Decidiamoci dell'una, delle due l'una. E allora noi siamo qui stasera per chiedervi un appoggio, perché quando vi viene detto il voto utile è perché quella lista vincerà sicuramente, l'unico voto utile è il voto che date a chi vorrà veramente fare qualcosa sul territorio. Non ci spaventa la numerosità dei nostri avversari, perché il nostro progetto politico è stato scritto con unità, con umiltà, con compattezza, e abbiamo una coerenza che nessun altro dei nostri avversari ha. E questa è la cosa più importante. Mi dispiace veramente non poter ringraziare uno a uno non solo i miei candidati, ma gli attivisti, i miei colleghi candidati sindaco del Movimento 5 Stelle che vedo qui, perché c'è una forza dietro questa serata e dietro tutto il progetto politico che forse difficilmente si vedrà ancora. E a tutti quelli che dicevano che Luigi Di Maio non sarebbe venuto e che noi stavamo imbrogliando la gente per farla venire in piazza, posso tranquillamente dire che non è un sosia. È lui, in carne ed ossa, con la sua forza, che ci ha portato oggi ad avere il Movimento 5 Stelle, se Dio vorrà, come forza di governo e non più di opposizione. Sono contenta che Silvi stia inaugurando
se tutto scorrerà liscio, a questo governo che vedrà veramente il cambiamento dell'Italia. Tutto si può migliorare, il percorso sarà duro, ma le premesse ci sono. Chiedo che il 10 giugno voi veniate a votare a Silvi con la certezza che anche qui questo cambiamento è possibile. Vi chiedo veramente di cuore di... Ce la faremo. Vi chiedo veramente di cuore di non farvi condizionare da tutte quelle voci di chi dice ma già si sa chi vince, ma gli altri sono di più, ma alla fine devono continuare il lavoro che hanno intrapreso. No, non glielo facciamo continuare. Iniziamone uno nuovo che abbia una visione molto più lunga di quella che avevano loro, perché noi abbiamo veramente bisogno di far tornare a splendere questo territorio che un tempo era la perla dell'Adriatico. Io spero che diventerà la stella dell'Adriatico con noi. E adesso ho l'onore di lasciare la parola a Luigi Di Maio, che è qui con grande fatica, immagino, perché si sta facendo un tour impressionante. Ve lo lascio. Vi saluto e mi raccomando, convincete tutti il 10 giugno a votare la lista del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti, come state? Come vi stavano dicendo, questa... forse è l'ultima settimana del Movimento 5 Stelle all'opposizione. La settimana prossima si va al governo del Paese. Credo proprio che ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta grazie a voi. E in questi 80 giorni io vi ringrazio perché non ci avete mai fatto mancare la vicinanza e il sostegno. Sono stati 80 giorni dal 4 marzo veramente complicati, perché vedete, non è tanto la difficoltà di riuscire a fare un governo, vi posso assicurare, ora non voglio fare il fenomeno, però formare un governo non è complicato, è creare il metodo e imporre il metodo che abbiamo dato noi che è complicato, cioè dire che un governo per formarsi deve prima decidere cosa fare per gli italiani, e poi decidere chi deve realizzare quelle cose per gli italiani. Cioè non può funzionare al contrario, che prima decidi le poltrone, i viceministri, i sottosegretari e i ministri, e poi se c'è tempo ci ricordiamo delle promesse elettorali. Voi direte, ma già lo sai che cosa vuoi fare per gli italiani, perché ci avevate un programma elettorale, ma non funziona così. Perché come per le comunali, anche per le nazionali, i programmi sono tutti belli, tutti scrivono cose stupende nei programmi elettorali. Avete mai visto un programma elettorale brutto? Un programma che vi voleva aumentare le tasse, che vi voleva, non lo so, tagliare i fondi alla sanità? Io non l'ho mai visto. Quindi partiamo da un presupposto che in campagna elettorale quelle cose non ve le dice nessuno. Poi il giorno dopo che cosa succede? Nel giro di 15-20 giorni si scelgono gli assessori, si scelgono i capi ufficio, i capi delle partecipate, i capi delle società speciali e il programma scompare. Tutto ad un tratto tu gli vai a chiedere, senti, ma tu in campagna elettorale non avevi detto che creavi posti di lavoro? Sai, sono arrivato qua, non si può fare niente, intanto inizio, poi si vede. Noi abbiamo cercato di fare un'altra cosa, siccome di nessuna forza politica ci fidiamo, altrimenti correvamo insieme a loro. Dopo le elezioni politiche, quando siamo diventati la prima forza politica del paese con 11 milioni di voti e il 33%, siamo l'unica forza politica in Europa emergente che alle elezioni, alle seconde elezioni in cui si presenta, aumenta di voti. Tutte le altre precipitano, siamo l'unico movimento europeo che aumenta i propri consensi ad ogni elezione che si presenta. Perché siamo, non apparteniamo a quelle forze politiche lì, noi siamo un unicum, ma non lo dico perché siamo speciali, ma perché siamo una forza politica che è nata in un paese particolarmente martoriato. Non c'è un paese che sta peggio in Europa, tant'è vero che siamo l'ultimo per crescita, abbiamo i livelli di disoccupazione giovanili tra i più alti d'Europa, abbiamo
i giovani che non studiano e non lavorano, il numero più alto di tutta Europa. Siamo i peggio messi e quelle difficoltà hanno creato tutto questo. Ormai sono passati quasi 10 anni dalla nascita del movimento, riempiamo ancora le piazze e ci stiamo in maniera pacifica. E questa è una piazza da cui vengo stasera a dire che dopo 80 giorni abbiamo imposto il nostro metodo. Cioè abbiamo chiesto alla forza politica che voleva fare un governo con noi, uno, di sganciarsi dalle ammucchiate politiche, e due, molto importante, di impegnarsi davanti agli italiani con un contratto di governo firmato da tutte e due le forze politiche a fare determinate cose. Perché io volevo sapere se quello che avevo al tavolo aveva intenzione di mantenere le promesse che aveva fatto in campagna elettorale. Cioè, voi avrete sempre una garanzia da noi, che il giorno dopo le elezioni avremo a cuore i temi che vi riguardano come li avevamo a cuore il giorno prima delle elezioni. E questa non è una cosa banale in Italia. Io l'ho sempre sognato come elettore, come cittadino, prima di entrare nelle istituzioni. Il contratto di governo, vedo tanti cartelli, io sono nel contratto. Magari qualcuno si starà chiedendo che cosa significa io sono nel contratto. Noi abbiamo fatto un lavoro di una settimana, abbiamo preso il programma nostro e il programma loro, le abbiamo messi su un tavolo e abbiamo detto: cari signori, questo tavolo serve ad una contrattazione al rialzo, non al ribasso. Qui non si tolgono cose, si aggiungono, si arricchisce il contratto, non lo si deve impoverire. E si chiama contratto perché in Germania utilizzano questo strumento. Quando una forza politica non vince da sola, come abbiamo fatto noi, che abbiamo vinto, siamo arrivati primi, abbiamo doppiato la seconda, ma non siamo arrivati a quel 40% che serviva. In Germania i primi due, o due forze affini, si mettono insieme le cose in comune, firmano il contratto e fanno partire un governo. È la stessa cosa che abbiamo sperimentato noi qui in Italia. Che cosa c'è in questo contratto? Per la prima volta nella storia della Repubblica si utilizza un contratto di governo per far partire un governo. Vi dico che cosa abbiamo portato del nostro programma elettorale. Le 5 Stelle, la prima di tutto, l'acqua pubblica, quella su cui hanno speculato per 20 anni partiti e politici. Ci riprendiamo la nostra acqua, ovvero applichiamo il referendum del 2011 per cui siamo andati a votare, che è stato totalmente ignorato dalla politica dal 2011 ad oggi, e l'hanno pagata, come vedete, perché quei partiti, Forza Italia e PD, sono sempre di più a ribasso, stanno sempre di più scendendo nei consensi. Numero 2, abbiamo portato in quel contratto i nostri 20 punti, cioè stiamo dicendo che questo governo si è impegnato davanti agli italiani, e firmeremo sia io che il segretario federale della Lega, a tagliare la legge Fornero, eliminarla una volta e per tutte. Sempre nel contratto ci siamo impegnati a fare una cosa che vi riguarda, e cioè togliere dalle mani dei politici le nomine dei direttori delle ASL e degli ospedali. Fare in modo che chi sta al vertice di un ospedale debba ringraziare il proprio curriculum e non un politico per stare lì. Così la sanità si rimetterà a lavorare per voi e non per la politica. Abbiamo inserito in quel contratto la lotta al gioco d'azzardo che sta rovinando le famiglie italiane. Basta con la pubblicità, basta col gioco d'azzardo sfrenato online. Non sto dicendo che deve sparire del tutto, perché altrimenti lo mettiamo nelle mani delle organizzazioni criminali, ma possiamo dirci basta con tutta sta pubblicità che sta tentando tanti padri di famiglia a tentare la fortuna, poi diventa una droga e si giocano tutto il patrimonio familiare con cui potevano pagare gli studi ai figli o pagare gli affitti di casa. In questo contratto c'è il reddito di cittadinanza. Qualcuno dice che l'abbiamo ridotto. No, perché non avevano letto bene la legge 5 anni fa quando l'abbiamo presentata. Perché tutti pensavano che noi volessimo dare dei soldi a tutti senza volergli far fare niente. Ma non era questo il punto del reddito di cittadinanza. Noi avevamo detto: chi perde il posto di lavoro ha un reddito, ma ha degli obblighi con lo Stato.
Uno, si deve formare tutto il giorno per il lavoro che ti propone lo Stato, perché a me Stato servono dei lavori e non ho le professionalità per svolgerle. Due, mentre prendi il reddito fai 8 ore settimanali gratuite di lavoro per il tuo comune, significa che il sindaco ha a disposizione per i lavori pubblici persone senza pagarle, perché gli dà lo Stato gli dà il reddito. Tre, a un certo punto il centro per l'impiego, che riorganizzeremo perché oggi è un'umiliazione per i disoccupati, il centro per l'impiego non è uno strumento per trovare un impiego, a volte poverini vai al centro per l'impiego e pure quelli che lavorano dietro allo sportello non hanno il lavoro perché sono LSU o sono precari, che ti dicono io non ce l'ho per me il lavoro, figurati se lo posso dare a te. Dobbiamo riorganizzarli e quei centri per l'impiego ti fanno 3 proposte di lavoro. Se accetti queste 3 proposte di lavoro entri nel lavoro e perdi il reddito. Se non le accetti perdi il reddito, perché io 3 proposte te le ho fatte come Stato. Sei tu che non vuoi lavorare, è un problema tuo. Però abbiamo inserito una norma nel reddito, cioè il centro per l'impiego entro 2 anni massimo te le deve fare queste 3 proposte di lavoro, perché altrimenti mettiamo che qualche furbo si mette d'accordo. Io prendo il reddito, sono amico di quello del centro per l'impiego, sto banalizzando. Quello dopo 6-7 anni mi fa le proposte di lavoro, io prendo il reddito per 6-7 anni. E questa era una norma sacrosanta che abbiamo inserito. Come allo stesso modo, voi vi ricorderete le tante battaglie che abbiamo fatto per l'ambiente, contro le trivellazioni, perché abbiamo un mare stupendo e se esplode una trivella, se salta una trivella ci distrugge tutto il litorale. Abbiamo fatto tante battaglie per la green economy, contro le discariche con rifiuti zero. In tutti questi anni non eravamo mai riusciti a coinvolgere un'altra forza politica su questo tema. C'è un capitolo nel contratto che firmeremo tutte e due forze politiche che si chiama Ambiente, Green Economy e Rifiuti Zero e porterà al futuro la gestione dei materiali e dei rifiuti, cominciando a parlare di economia circolare non più lineare. Abbiamo messo economia circolare in un contratto di governo. Sembra una sciocchezza, ma sono valori molto importanti. Non c'è solo questo. Prima di tutto vi voglio dire una cosa. Voi ricorderete che circa 15 giorni fa io vi ho detto dobbiamo andare a votare, è finita, perché qui non se ne esce. E mi sono detto tra me e me, ma che cosa porto a casa della 18ª legislatura se non è neanche iniziata? E poi mi sono ricordato che per 30 anni abbiamo sentito parlare di una cosa odiosa che si chiama vitalizio agli ex parlamentari. È una delle cose più odiose al mondo, dopo magari ci possiamo dire anche perché. Per 5 anni io e Riccardo Fraccaro eravamo gli unici due che sedevano nei 5 anni precedenti all'interno dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che è sostanzialmente una sorta di consiglio d'amministrazione, nulla di più. E ci siamo battuti per tagliarli questi vitalizi e non ci siamo riusciti dall'opposizione. Voi ci avete mandato lì dentro col 36% della Camera dei Deputati. Noi abbiamo il 36% di tutti i deputati. Siamo la prima forza politica in assoluto. Abbiamo eletto il Presidente della Camera, abbiamo la maggioranza relativa di quell'ufficio di presidenza e dovete sapere che al di là di come andrà questo governo, Roberto Fico e Riccardo Fraccaro tra qualche settimana, dopo 30 anni, tagliano i vitalizi agli ex parlamentari della Repubblica. E hanno fatto un grave errore a non starci a sentire, perché gli italiani ci hanno dato la forza di entrare lì dentro col doppio dei voti e bloccarglieli. Ma non c'è solo questo nel contratto. Nel contratto abbiamo inserito il taglio delle pensioni d'oro, il taglio delle auto blu, delle scorte inutili e dei voli di Stato. Abbiamo inserito lì dentro il taglio dei vitalizi, abbiamo inserito il taglio del numero dei parlamentari, nelle riforme istituzionali abbiamo dimezzato quasi il numero dei parlamentari, perché ce ne sono già abbastanza, cioè paesi come la Cina, se avessero un Parlamento con le stesse proporzioni nostre, servirebbe uno stadio per contenere tutti i parlamentari. Ora qualcuno dice, ma voi volete mortificare la democrazia? No, è cambiata la democrazia. È questo che non hanno capito gli altri. Noi lo sappiamo bene che deve esistere ancora la democrazia rappresentativa con le istituzioni, i sindaci, i presidenti di regioni, i parlamentari, ma
Ma non possiamo pensare che si dia una delega in bianco per 5 anni a un politico e dirgli ci vediamo tra 5 anni e poi se ne parla. Il mondo cambia, i nostri problemi aumentano, abbiamo bisogno di intervenire continuamente sulle decisioni politiche. E dentro questo contratto trovate anche uno strumento che vi avevamo promesso, l'abolizione del quorum ai referendum, che significa che d'ora in poi chi va a votare decide, chi se ne sta a casa non decide. Oggi ai referendum è il contrario, chi se ne sta a casa decide per quelli che sono andati a votare se non si raggiunge il quorum. E numero 2, non andrete più a votare solo per i referendum che eliminano una legge, perché oggi in Italia esiste solo il referendum abrogativo, a parte quello confermativo per le riforme costituzionali, ma potrete avere anche, e ci impegneremo, l'abbiamo messo nel contratto, il referendum propositivo. Significa che io raccolgo le firme per una proposta di legge, si indice un referendum, se vincono i sì, quella proposta diventa legge. E così abbiamo un attimo anche, come dire, abbiamo un attimo anche diminuito la boria di sti parlamentari che si credono Dio sceso in terra, che sembra devi andare a chiedere sempre a loro un piacere per realizzare qualcosa in questo paese. Gli strumenti di democrazia partecipata servono anche a far montare meno la testa a chi sta dentro quei palazzi, perché noi da fuori possiamo ottenere dei risultati altrettanto importanti. In questo contratto abbiamo dato molta attenzione ai tagli, ai privilegi della politica. Perché? Non perché sia solo una questione di soldi, ci sono tanti soldi in ballo, per carità, però stiamo parlando di centinaia di milioni di euro rispetto a un bilancio dello Stato che è centinaia di miliardi di euro. Quindi ve lo dico io, se c'è qualcuno qui dentro, qui in mezzo, sta dicendo sì, questo parla di vitalizi, ma non risolvono i problemi del paese, ve lo dico io che non sono tutti lì i soldi. Ma vi voglio dire anche un'altra cosa. Se noi facciamo le battaglie contro gli sprechi della politica, è anche per dire che dopo anni che ci hanno detto che dovevamo avere rispetto delle istituzioni, per la prima volta nella storia chi ha chiesto i sacrifici ai cittadini inizia lui a fare i sacrifici tagliandogli quello che non serve, che poi sacrificio non è. Questo che cosa significa? Che oggi quel pensionato che dopo 30 anni di lavoro prende 6-700 euro di pensione e vede uno in Parlamento che dopo 3 anni prende 6.000-7.000 euro al mese di vitalizio, è impossibile che possa credere ancora alle leggi dello Stato o alle istituzioni del Paese. Noi vogliamo ricreare un po' di rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, e non lo fai a chiacchiere, non lo fai coi convegni e non lo fai neanche con i moniti dei presidenti delle camere che abbiamo visto in tutti questi anni, che ci dicevano dovete rispettare le istituzioni e poi non tagliavano un euro di auto blu, un euro di vitalizi, un euro di voli di Stato, ci andavano anche a vedere le corse di automobili con i voli di Stato. Allora, se è questo il punto, se veramente vogliamo far riguadagnare fiducia da parte del cittadino nello Stato, e allora cominciamo a tagliare tutto quello che è ingiusto che va alla politica. Forse la politica comincerà di nuovo a guadagnare un po' di credibilità agli occhi degli italiani, ma ce ne vorrà molto di tempo, ce ne vorrà molto, perché non basta solo questo. C'è un ministero per la disabilità che vogliamo creare, perché un paese normale non è un paese a misura di disabile, ma un paese a misura di disabile è un paese normale. Ed è questo il principio generale, cioè un paese a misura di una persona che ha una disabilità va bene per tutti quanti gli altri, è il contrario che non funziona. E noi dobbiamo dare una massima attenzione a questo ambito, perché magari qualcuno ha fatto qualche calcolo cinico sui numeri, e quindi non stiamo parlando di numeri che decidono le elezioni, non lo so, sto facendo una considerazione che non mi appartiene ma magari è nella testa di altri, ma qui stiamo parlando di una questione di valori e di coesione sociale, e un ministero del genere che attua finalmente quelle politiche per la disabilità che aspettiamo da tanti anni con investimenti è importante. E poi c'è il lavoro è tutto e niente. Parlare di lavoro significa parlare di imprenditori, parlare di un commerciante, parlare di un'impresa, parlare della scuola, parlare dell'università, ma parlare anche della formazione di uno che esce fuori dalla scuola dell'obbligo. Parlare di lavoro significa parlare di sviluppo economico, significa parlare di ambiente, significa parlare di connettività, di infrastrutture, di trasporti. Io ho detto già, e è così che deve andare,
che siccome siamo una forza politica che ha preso tanti consensi nelle regioni in cui la disoccupazione è più alta, soprattutto quella giovanile, e allora il Ministero dello Sviluppo Economico, unito al Ministero del Lavoro, deve andare al Movimento 5 Stelle, perché dobbiamo attuare quelle politiche che rimettono in piedi non gli indici di occupazione, ma la felicità degli italiani. Sono due cose diverse, perché per anni vi hanno detto che dovevate essere felici perché l'indice di disoccupazione calava, ma quell'indice non vi rappresentava, perché ogni volta che lo guardavate dicevate: ma vabbè, sta calando la disoccupazione giovanile, ma mio figlio non lo trova il lavoro, anzi l'altro mio figlio l'ha perso ieri, quindi ne ho due disoccupati adesso. Oppure guardavate l'indice di occupazione generale, lo vedevate salire, dicevate: ma com'è possibile? Quello ha chiuso il negozio, quell'altro è stato licenziato, quell'altro è stato licenziato per ingiustamente, eppure dicono che è per giusta causa. Com'è possibile che aumentino questi dati? Perché erano trucchi, e una volta ci mettevano dentro i contratti a un giorno, una volta i contratti a una settimana, una volta lavoravi un'ora a settimana e ti calcolavano come occupato per tutta la settimana. Erano semplicemente dei meccanismi, perciò non vi rappresentavano. Come faremo noi a capire se stiamo lavorando bene oppure no? Con un semplice metodo: capire se la gente percepisce un miglioramento della propria qualità della vita, che significa che quando la mattina vi svegliate vi dite: io sono più felice perché mio figlio è più felice perché magari ha trovato lavoro, perché mio padre è più felice perché sul posto di lavoro delle norme gli consentono di non dover lavorare su tre luoghi di lavoro con tre lavori diversi per arrivare a fine mese. È una questione di felicità la qualità della vita. Se sarete più felici staremo lavorando meglio, ma se sarete infelici o ancora di più allo stesso modo, non c'è indice che tenga. Anzi, ditemelo che sto sbagliando quando vi verrò a mostrare i dati del PIL e le ascisse della disoccupazione e dell'occupazione, perché magari mi sto anche io distaccando dalla realtà. Ed è per questo che vi chiedo di starci vicino nei prossimi anni, perché saranno 5 anni importanti per il Paese, in cui se ci sarete cambieremo tutto. Se ci abbandonerete non cambieremo niente. Io vi dico 2 cose. La prima: non so, lo dico con molta sincerità perché l'ho anche dichiarato, ma non mi interessa, non so se andrò a fare il Presidente del Consiglio, ma vi dico che sono orgoglioso del fatto di aver portato al governo il nostro vero leader, il programma elettorale, che è entrato tutto in questo contratto. E la seconda cosa importante è che sono veramente motivato ad andare avanti per una semplice ragione: perché ci stanno attaccando le persone giuste. Pensateci da chi stanno arrivando gli attacchi. Stanno arrivando da quelli che, gli eurocrati che chiedevano il taglio delle pensioni, della sanità, della scuola. Tra l'altro sulla scuola nel contratto c'è il superamento della buona scuola, che ha già distrutto troppe vite all'interno delle famiglie italiane, come avevamo promesso. Poi stanno arrivando gli attacchi da tutti i giornali italiani, veramente, cioè c'è qualcuno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, un po' di oggettività la sta guadagnando. Poi non sono nessuno per dire che è oggettivo o no, però lo diceva Mieli, che è un giornalista del Corriere, l'altra sera in una trasmissione: è la prima volta dal dopoguerra che un governo non ancora è nato e tutti i giornali gli stanno contro, non ce n'è uno che gli sta a favore. Però questa è una cosa che va bene, perché noi lo sappiamo che la maggioranza di questi editori ha interessi negli inceneritori, nelle discariche, nelle palazzine, nelle grandi partecipate di Stato che hanno preso soldi e li hanno dati a dei terzi e ci hanno fatto perdere posti di lavoro nelle aziende partecipate. E poi stanno arrivando gli attacchi da quelle forze politiche che hanno governato fino all'altro ieri e stanno ancora governando per gli affari correnti. Io l'altro giorno ho sentito, se ho capito bene, ma correggetemi se sbaglio, il Partito Democratico dire: questo governo ci spaventa, siamo preoccupati per i risparmi degli italiani. Voi siete preoccupati per i risparmi degli italiani, che avete combinato quel macello con le banche e avete mandato sul lastrico centinaia di migliaia di italiani. Oppure ho sentito dall'altra parte il Presidente del Parlamento Europeo di Forza Italia dire: c'è un pericolo dittatura in Italia. E che miseria. Oggi ci ha attaccato il Ministro dell'Economia francese.
io voglio dire a quel ministro, ha tutto il diritto di criticare, ma facci partire almeno col governo e poi inizi a criticare. Non siamo neanche, non abbiamo neanche iniziato questo governo, fateci partire almeno, metteteci alla prova, non lo so, il primo anno, vediamo, vediamo. Però a me tutta questa roba qua motiva e mi dà la giusta carica per andare avanti. Poi non voglio, non voglio farla semplice, non voglio farla semplice, perché sarà complicato, sarà complicato anche perché abbiamo tanti problemi da risolvere e vedrete che mentre gli altri gli hanno dato 30 anni e nessuno gliene ha chiesto conto di quello che avevano promesso, a noi forse giustamente sarà chiesto tutto e subito. Noi cercheremo di fare non il possibile, l'impossibile per realizzare quel contratto di governo, ma è chiaro che questa partita si gioca anche in Europa. Non otterremo i soldi solo dal taglio degli sprechi, non otterremo solo i soldi dalla cosiddetta spending review, che è una parola inglese per dire taglio dei costi inutili, delle spese inutili. Noi dovremo ottenere i soldi da quello che vi diceva prima Nicola, per Nicola Pedicini, quando vi diceva che in questi giorni il nostro governo andrà a discutere subito a Bruxelles i prossimi 7 anni di bilancio europeo, di fondi europei che devono essere stanziati, di soldi che dobbiamo dare all'Unione Europea. Noi partiamo da un presupposto. Abbiamo un credito con l'Europa perché gli diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ce ne rientrano circa 12. Ma ci può anche star bene se è per aiutare paesi che stanno più in difficoltà. Poi non è che noi ce la passiamo bene. Il vero problema è uno. Che quando noi diamo questi 20 miliardi, i paesi che li prendono sono anche quelli che ci stanno dicendo non vogliamo darvi una mano su tutti gli immigrati che arrivano in Italia, allora io non vi mando più i fondi europei, abbiate pazienza. I paesi dell'est Europa. Come allo stesso tempo, a livello europeo, dovremo contrattare un bilancio, dovremo ricontrattare i parametri. Però c'è una filosofia di pensiero che deve arrivare a quei tavoli. Poi non vi dico che otterremo tutto, vedremo la contrattazione. Siamo l'Italia, siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, un paese fondatore, gli diamo 20 miliardi. Ma ci deve essere una filosofia di pensiero diversa a quei tavoli. Prima degli indici, prima degli spread, prima del deficit PIL, prima del debito PIL, vengono i cittadini italiani con i loro diritti essenziali. E questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché se andiamo lì con l'idea di dover rispettare solo dei parametri, vi dimentichiamo voi e non otteniamo nulla. Tra l'altro c'è questa storia dello spread, per carità, con tutto il rispetto degli economisti, ma qualche economista potrebbe dire che un anno fa sotto il governo Gentiloni lo spread era 50 punti più alto di oggi? Però un anno fa nessuno era nel panico. Oggi sembra che ci stia arrivando la pioggia di cavallette soltanto. E poi sono arrivate tutte le catastrofi perché è aumentato un po' lo spread. Ma dobbiamo ascoltare la gente nelle piazze, quelle vere, non gli indici di borsa. Poi io l'ho sempre detto, massima responsabilità, tutto quello che si deve fare si farà. Ma lo dobbiamo fare con la convinzione che ci avete mandato al governo con tante aspettative, tante esigenze, e quelle esigenze vanno realizzate. E il contratto che abbiamo messo in piedi è un contratto che qualcuno mi diceva oggi quando sono stato a Teramo: se realizzerete soltanto un terzo di quello che avete scritto avete già cambiato l'Italia. Io credo che dovremmo realizzarne molto di più e ci dobbiamo dare questo obiettivo. Troveremo i soldi sia in una buona spending review ma soprattutto nella contrattazione a livello europeo dei soldi che ci servono per aiutare le imprese, creare il lavoro, aiutare i pensionati, aiutare la sanità, aiutare l'istruzione. Lo andremo a pretendere, perché se siamo in un'Europa solidale il paese che cresce di meno deve avere l'aiuto più grande e non deve dare soldi agli altri per più di tanti altri. Le comunali sono un passaggio fondamentale. Che cosa voglio dirvi sulle elezioni comunali? Vi dovete chiedere due cose. Uno, chi vi promette le cose? Perché se vi promettono belle cose, quelli là che non hanno mai mantenuto le promesse, e allora non vi disturbate neanche a leggerli i programmi elettorali, perché non valgono niente, sono carta straccia. Poi vi dovete chiedere un'altra cosa. Ma se hai già governato questa città e ti ripresenti alle elezioni dicendo di volerla cambiare, perché non l'hai cambiata quando la stavi governando? È una cosa importante questa, perché chi ha già governato, se ha governato bene, chapeau,
gli si dà fiducia per portare avanti un programma interessante che magari ha una continuità ancora maggiore. Ma se non ha governato bene, perché credere al fatto che vuole cambiare tutto adesso? Che cosa è cambiato? Se la persona o la forza politica è la stessa? Passiamo per questi principi, per queste considerazioni. Poi, per carità, deciderete voi. Deciderete se dovremo andare al ballottaggio, se dovremo essere opposizione, maggioranza, vincere al primo turno. Lo deciderete voi. Non è questo il punto. Io sono però qui a dirvi che sono passati quasi 10 anni dalla nascita del Movimento. 6 anni da quando siamo entrati in Parlamento, sembrano tanti, ma in così poco tempo stiamo per andare al governo della nazione senza comprometterci, cioè senza cedere a nessun potere forte e a nessun compromesso al ribasso. E questo deve pur valere qualcosa in Italia, deve pur essere una speranza anche per chi magari vuole iniziare un percorso politico diverso dal nostro. E credetemi, qualcuno aveva detto che si stesse per fare un contratto al ribasso, togliendo le riforme della giustizia, il conflitto di interessi, legge anticorruzione. Io vi dico che non ho ricevuto nessuna richiesta a questo tavolo di eliminare qualche provvedimento sulla giustizia. In questo contratto c'è il conflitto di interessi, ci sono le leggi anticorruzione, c'è la riforma della giustizia fatta in modo da garantire tempi rapidi dei processi, nessun furbo che utilizza la prescrizione e soprattutto norme anticorruzione come ci sono nel resto degli altri paesi, quelle norme anticorruzione che i politici negli anni non hanno voluto fare perché evidentemente avevano paura di finire in galera per effetto delle norme che stavamo per chiedere di approvare. E non ce ne sono norme qualsiasi, non c'è solo l'innalzamento delle pene, lasciamo stare un attimo quella roba lì. Io quando vado negli Stati Uniti mi dicono: vabbè, voi mi dite che volete innalzare le pene per i corrotti, va bene. Però noi negli Stati Uniti i problemi dei corrotti li abbiamo risolti con uno strumento che si chiama agente provocatore. E ho detto: mi spiegate che cos'è? Facciamo una cosa molto semplice. Quando un politico si insedia, o il dirigente di un ufficio tecnico, insomma il nostro equivalente dirigente di uffici tecnici, si insedia, noi gli mandiamo un agente sotto copertura che si finge un corruttore e gli propone una bustarella. Se quello accetta la bustarella è un corrotto, se non l'accetta è un onesto. Io gli ho detto: ma è mai possibile che dovete fare questo con tutti? Ha detto: no, ma è bastato con 2 o 3. Poi nessuno capiva più se era un agente sotto copertura o un corruttore vero, e nessuno prendeva più bustarelli. Ora, io non la voglio fare così semplice, perché il lavoro di indagine delle forze dell'ordine, il lavoro sotto copertura, è un lavoro complesso. Però questi strumenti esistono per altri tipi di reati, ma non per questo. Chissà perché. Perché questo è uno dei reati che sta distruggendo il nostro paese, e lo dobbiamo cominciare di nuovo a mettere in piedi questo paese. Lottare contro la corruzione significa di nuovo garantire meritocrazia in Italia, e se vogliamo di nuovo garantire meritocrazia dobbiamo fare in modo che chi è onesto si senta una persona giusta e non un fesso, e chi è disonesto si senta un reietto della società e non uno furbo come è in Italia troppo spesso. Questo è il concetto che dobbiamo riportare al centro del nostro modo di fare le leggi. Forse è l'ultima volta che ci vediamo in queste vesti, non lo so, vedremo la settimana prossima che cosa succederà. Io ce la metto tutta come tutti quanti gli altri. Sostenete il Movimento 5 Stelle alle comunali. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, saluto tutti quanti, ringrazio tutti quanti, ma non sarei un buon candidato sindaco se non facessi salire velocemente sul palco tutti i miei candidati. Sono questi i candidati che voi andrete a votare, sono quelli che non chiedono niente per il fatto che porteranno dei voti alla lista del Movimento 5 Stelle. Annuncio che la nostra lista presenterà la lista degli assessori alla cittadinanza prima di andare a votare. Questo significa che chi ci voterà, voterà anche le persone che con competenza si occuperanno dei diversi settori. Mi premeva dirlo perché ci sono già state critiche che gli assessori esterni non sono eletti e scelti dal popolo. Li sceglierete perché li saprete, li conoscerete e li voterete insieme ai miei candidati. Ringrazio tutti, ringrazio anche quelli che ci hanno remato contro e che dicevano: Luigi Di Maio verrà o non verrà. Loro non ce l'hanno un Luigi Di Maio, noi sì. E allora ecco i miei candidati.
ecco i miei candidati. Ringrazio Luigi Di Maio, Carla Ruocco, Pedicini, Primo Di Nicola, Lannutti, Sara Marcozzi e chiaramente i nostri nuovi terramani Valentina Corneli, Antonio Zennaro e Fabio Berardini. Spero di non aver dimenticato nessuno, vi saluto con l'invito di recarvi alle urne con coscienza. Cercate di appoggiarci e di farci appoggiare. Buona serata a tutti.